maggior parte di campionato, esperienza, è andata abbastanza bene. La prima problematica, se vogliamo chiamarla problematica, era appunto questa di unire un vecchio gruppo di ragazzi piacentini e un nuovo gruppo, mini gruppo, di ragazzi provenienti dalla provincia di Parma, due da Borgotaro e uno da Parma, e un innesto da fuori che è Filippo Guerra, l'innesto della prima squadra. Non è stato difficile, sono tutti ragazzi bravi, con un'ottima etica del lavoro e quindi non è stato sinceramente molto difficile. Quindi prima parte di campionato è stato molto bello lavorare e sì, non è andato male, insomma. C'è il rammarico della prima partita, dove era proprio la prima partita, si vedeva, dove a Cernusco abbiamo rischiato di vincerla, ma non si poteva vincere perché non ci conoscevamo e nei momenti che contava non siamo riusciti a portarla a casa. Abbiamo portato a casa il derby, come contro Casal Pusterlengo, facendo un'ottima partita. E da lì è venuto fuori tutto quello che abbiamo fatto a inizio stagione, quindi la mentalità di lavoro, la mentalità sul sacrificio, sul passarsi la palla e giocare insieme e non mollare ogni minimo pallone. Lì è saltato fuori tutto ed è partito un grande entusiasmo. Infatti abbiamo fatto grande risultato, almeno si è perso, però grande risultato contro Cantù e Olimpia, dove fino a pochi minuti alla fine eravamo sopra. E dopo l'entusiasmo è un po' calato, forse molti problemi di infortuni, ci siamo allenati un po' poco insieme e lì abbiamo avuto qualche problema. Adesso con l'inizio dell'anno siamo già partiti con la vittoria che ci dovevamo prendere contro Cernusco all'inizio dell'anno e sembra che questo entusiasmo sia ritornato. Ma ovviamente di migliorarsi sempre di più lavorando in palestra. Ma la cosa che mi preme sempre è che i ragazzi che imparino a stare in gruppo e che crescano usando questo campionato qua come esperienza per il loro futuro e che imparino davvero a lavorare in allenamento, a lavorare di squadra e a diventare uomini. Quello che ci preme di più è questo, che diventano giocatori ma soprattutto uomini.